Ciao a tutti ragazzi del JTF Clan, io sono Fusion e ben ritrovati nel nostro canale con questo nuovo video. Oggi siamo qui tornati su Call of Duty Advanced Warfare con un nuovo gameplay del nostro JTF Raichitz. Si tratta di una quad DNA bomb fatta su Instinct con la SM1 e la modalità, se non sbaglio, era uplink. Comunque non vorrei aver detto una cazzata e se l'ho fatto mi scuso per questo. Comunque, dato che oggi abbiamo un po' di tempo, ragazzi, e non avevo argomenti da trattare, ho deciso di parlarvi un attimo della mia storia a livello di Call of Duty, ecco. Molti di voi la conosceranno già, oppure la conosceranno a grandi linee, ma oggi voglio spiegarvela dall'inizio fino ad oggi, ecco. Allora, iniziamo a dire come ho scoperto Call of Duty. Allora, io ho scoperto Call of Duty in primo superiore, grazie ai miei amici di classe. Un giorno un mio amico ha detto di andare a casa sua, io ci sono andato e abbiamo giocato in condiviso su Call of Duty MW3. Allora, mi piaceva tantissimo come gioco, l'ho comprato anch'io, ho giocato offline per un po' di mesi, un 2-3 mesi, e poi un giorno ho deciso di comprare il Gold per l'Xbox 360, quindi io ho l'Xbox 360, e niente, ho giocato online e, come la maggior parte di voi, facevo schifo. Questi miei amici di classe, ragazzi, avevano creato fra di loro un clan di sniping, quindi di cecchini. Io ovviamente non ci sono entrato subito perché erano davvero forti, ragazzi, non avevano un canale di YouTube, comunque fidatevi, erano davvero molto bravi. Quindi vi dicevo, io ero abbastanza scarso, non ci sono entrato subito, ho imparato un po' a giocare meglio online, così con il cecchino, anche un po' con le armi, e ho fatto questo provino qui. Sono entrato in questo clan e ci sono rimasto per circa un anno. Non me ne vanto, comunque ero abbastanza bravo con il cecchino ai tempi, su MW3 soprattutto, perché Black Ops 2 non era ancora uscito. E niente, ho giocato un bel po' e questo clan qui si è sciolto perché i miei amici hanno subito mollato con Call of Duty e io con altri sono rimasto a giocare. Questo clan si è sciolto e io sono rimasto con la mia tag clan, diciamo così, vis per circa un annetto. L'anno scorso, verso aprile-maggio, durante l'annata di Black Ops 2, mi è venuta un'idea. Mi stava piacendo sempre di più il pub stomping, che ho conosciuto attraverso i GTF, ma attraverso Aimbot. Io avevo Aimbot fra gli amici tantissimo tempo fa e tutto ad un tratto ha cambiato la gamertag, l'ha cambiata da quella originale, che adesso non mi ricordo, era qualcosa come iNerdX, e si è chiamato GTF Aimbot e ha scritto: passate al canale dei GTF, sono bravi, fanno gameplay di Call of Duty. Io ho cercato e ho visto questi gameplay che erano davvero bellissimi, mi piaceva tantissimo lo stile del pub stomping, mi stava iniziando a prendere molto. Quindi l'anno scorso mi è venuta questa idea qui di creare un clan di pub stomping. Questo clan di pub stomping che sono andato a creare era lo Sly Clan Pub Stomping. Scusate un po' la ripetizione della parola pub stomping, comunque non ci sono parole che appunto la possano sostituire, ecco. Quindi ho creato questo clan qui, gli Sly. E con gli Sly siamo cresciuti davvero molto bene a livello di gameplay e tutto, e siamo durati un annetto, quindi siamo circa 11 mesi per precisione. Comunque ci siamo sciolti il 26-27 aprile all'incirca, quindi più di un mese fa, un mese e qualche giorno. E dopodiché, ragazzi, dopo che il clan si è sciolto, perché molti sono entrati qui nei GTF attraverso un'unione, io sono stato per qualche giorno negli Unity. Negli Unity, ragazzi, avevo intenzione di portare in alto un altro nome del pub stomping, dei clan di pub stomping, solo che era un po' difficile, l'ambiente non mi piaceva tantissimo, e avevo quindi le carte in regola per entrare come commentatore in questo clan, ovvero i GTF. Quindi sono entrato nei GTF, questa diciamo che è stata la mia storia, ve l'ho raccontata un po' velocemente perché il tempo non è molto a nostra disposizione. Comunque adesso sono nei GTF a livello di commentatore. La mia storia, diciamo, è stata questa qui. Per quanto riguarda i Call of Duty, non ho trattato tantissimo Advanced Warfare e Ghosts. Infatti, se sommiamo un po' i giorni di gioco, ne avrò sì o no due su entrambi i titoli, ecco. Un giorno e un giorno, più o meno, comunque è questo, insomma. Quindi, ragazzi, dato che il gameplay sta per giungere al termine, io vi invito, come sempre, a lasciare un bel mi piace, un commento, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete. Vediamo di raggiungere i 500 mi piace. Se vi passate dal mio canale che trovate in descrizione, passate dal canale di Raichitz, che non so neanche se ce l'ha, comunque dovreste trovarlo in descrizione. Noi ci vediamo alla prossima, bella! Quad normale, non equivalent, mamma mia signori, quad non equivalent, vaffanculo, quad non equivalent.
Quad non è equivalent. I GTF, oh, ti ammazzati, figa, sparati. Quando arrivo devi farmi passare.